Ok, qua non c'è niente. No. Partecipate all'ultima sfida nata dall'immaginazione di Charles H.T. Wells. No, non voglio partecipare alla sfida di Charles H.T. Kanzenbauer. Sta miccando, ma non lo vuoi vedere. Non lo puoi vedere. Lo sento, il tuo amico mic. Il tuo amico mic. Occhiolino, occhiolino, eh? Facchiamoci di qua e saliamo. Allora 60 minuti. Dove dobbiamo andare? Quanto anzi, ma la signorina. Sempre sei lei, anzi, ma lei che fa così. Va. Calma. Signorina, calma. E anzi, maggio esagerato. Devo andare esattamente di qua. Sono scale di emergenza. Per uscire devi avere il mega trabiccolo culo magnetico pentagonale. Perché vedere questo demente ridotto a pezzi fa male? Mi mancasti. Non farebbe male. Ho un sistema malfunzionante autodiagnosticarsi accuratamente. Attendere. Vabbè, comunque, Felix, sono comunque... mi sono distratto. Dicevo, sono scale di emergenza, ma questa è un'emergenza. Dobbiamo scappare da qui. I suoi valori vitali sono deboli. Vuole che la portiamo al più vicino a parecchie ansie artiche. Allora, tu sei il mio problema number one, quindi andiamo di risolvere. Mente a chi so. Mente a chi sai. Rischio di collasso della rete sensor. Derivazione in corso. Ok. Andiamo di qua. Sono altre porte. Dove portano queste porte? Non posso tornare indietro e vedere le altre porte, vero? Ok. Vediamo se si può tornare indietro. Ah, vai, posto di guardia centrale. Posso tornare indietro? Sì. Vabbè, andiamo a vedere le altre porte. Ok. Qua ci sono oggettini, una cosa segreta, belle cugine. Eh sì, t'ho beccato. Un attimo. Mi è partita. È partita la musichetta di Tron. È vero, sembrava tantissimo la musichetta di Tron. Allora? Sta Trolldor? Dobbiamo fare. Ok. Ah, mi sa che sono due porte che conducono allo stesso posto, sai? Andiamo, proviamo. Guarda dove sono arrivato io. Dobbiamo andare di qua. Comunque sì, sembrava tantissimo la musichetta di Tron. Tron 2, credo, per la precisione. Sì, comunque è lo stesso posto. Porta questa zona. Yep, va bene. Possiamo procedere oltre. Al posto di guardia. Remanescenza. Vediamo la remanescenza che dice. Parole auliche. Questo scafandro volante sembra molto arrabbiato. Quale scafandro volante? Ah, quella cazzillo che vola, che fa da sensore. Eh sì, era quello che mi ha fatto morire prima. Insta sciotta, non puoi salvarti se ti becca. È molto incazzoso. Non so se c'è qualcos'altro qua sopra, mi sa di no. Perché si fa una corsetta, signorina, e... anzi, ma come... eh? Vai. Anzi, ma un po' troppo. Ok. Ce la dobbiamo andare qua. Memorize è il futuro dell'umanità. Quanta umiltà. Vero? Cazzillo era il termine tecnico. Sì, è proprio... Possa le parole di Memorize cadere. Mentre l'umanità tiene alto il capo.
e la fine dell'evoluzione domina tutto ciò che è già passato. What? Solo allora il segreto sarà svelato. Aspetta, è un... Possa l'errore di Memorize cadere. Mentre l'umanità tiene alto il capo. E la fine dell'evoluzione domina tutto ciò che è già passato. Solo allora il segreto sarà svelato. È un enigma anche qua, è anche abbastanza facile. Devo solamente andarci in ordine. L'errore di Memorize. L'errore di Memorize sembrerebbe essere il 3. Perché non ce l'ha, eh. C'è l'altra. Questo va giù. Poi cos'altro era? Si alzerà, mi pare. L'inizio, quindi inizio immagino sia tipo... Aspetta, dovrebbe essere o la H o la O. Possa l'errore di Memorize cadere. E l'abbiamo fatto. Poi, mentre l'umanità tiene alto il capo, umanità, e la fine dell'evoluzione domina tutto ciò che è già passato. E la fine dell'evoluzione... Solo allora il segreto sarà svelato. L'evoluzione è questa. E l'inizio dovrebbe essere quello, quindi. Questo. Vediamo. Ha funzionato. Era facile. La cinghia sfotte pure. Ecco, sì. Quello è come si dovrebbe scrivere corretto. Giusto, Felix, Memorize. M3M0F1ZR. Sembra più un modello di un robot. Ok, ci sono i tre piselli del destino qua, come... Come si gestiscono questi cosi valvolari? Che situazione? Com'è? Che devo fare? Ma qua. Beh. C'è quella porta che fa tipo... Ah, fa robe. Non le ho viste. Non le ho viste. Mi sale qua sopra. E saliamo anche noi. Ma quanto, quanto veloce. Ehi. Poi dove va? In che passo alle grotte. Ok. Qua. A posto. Apertura del cubo. Che dovrebbe essere quello che dobbiamo... Quello che abbiamo lì davanti. Abbandona, consola, ascolta. Ah, un altro enigma. Ascolta, temi, ama. Leggi, ammira, ascolta, proteggi. Ok, vediamo. La moglie ascolta il marito, ma abbandona il figlio. La moglie ama. Il marito ammira la moglie, ma non può più starla a sentire. Il figlio ama il padre che lo protegge, quanto la madre che l'abbandona. Ok, partiamo dal figlio che è l'ultimo. Bel ritratto di famiglia. Sì, a parte quello. Allora. Ama il padre, quindi deve andare in direzione del padre. E teme la madre. Quindi deve essere in modo che temi sia dal lato sinistro. E ascolta. No, ama deve essere quindi così. Così e temi tutti e due, sbagliato. Detto che ama padre mentre teme la madre, mi pare che abbia detto. Aspetta, ciao Roberto. La moglie ascolta il marito, ma abbandona il figlio. Ascolta. Il marito ammira la moglie, ma non può più starla a sentire. Il figlio ama il padre che lo protegge, quanto la madre che l'abbandona. Ah, il figlio ama il padre che lo protegge, quindi proteggi deve stare verso il padre e ama, temere deve stare verso la madre, ok. Di tutti questi enigmi che risolve, forse la signora non è solo culo. Dai, magari no, magari non è solo culo. Ma sicuramente deve andare su temi. Ma deve andare anche su ama del padre che lo protegge, quindi ok. Il padre protegge il bambino, abbiamo capito, ma non ascolta la moglie, quindi l'unico che rimane è ammira. Quindi così. Allora, il padre è giusto sicuro perché protegge il figlio, non ascolta, quindi l'unico che rimane è ammira. E quindi quello è giusto. La moglie me lo sono dimenticato, ora lo rivediamo, mentre il figlio deve temere la madre e amare il padre. Quindi dovrebbe essere tipo... Thank you.
faccio così, tutti e due temi. Faccio così, ama. Teme il padre, ama la madre. Vediamo, aspetta, faccio anche la moglie. Moglie com'è? La moglie ascolta il marito. Ascolta il marito, ma abbandona il figlio. Ascolta il marito. Il marito ammira la moglie, ma non può più starla a sentire. Ascolta il marito. Il figlio ama il padre che lo protegge, quanto la madre che l'abbandona. Abbandona il figlio, quindi l'abbandona deve stare. Ok, così. Ok, ne sono due giusti su tre, perché abbandona, ascolta, ammira e proteggi. Vediamo che cosa mi dice la vista potenziata, non me lo fa vedere più. Sta sfuggendo qualcosa solo. La moglie ascolta il marito, ma abbandona il figlio. Il marito ammira la moglie, ma non può più starla a sentire. Il figlio ama il padre che lo protegge, quanto la madre che l'abbandona. Ah, ok. Il figlio ama entrambi, è la madre che lo abbandona, non il figlio. Ok, così. Fatto. Rilevato intervento manuale esterno di rottura dei sigilli del tubo della concezione. Protocolli di sicurezza attivati. Apriti, Sesamo. L'ultimo bastione di Charles ora è accessibile. Vai! A posto. Mi sa che stiamo arrivando al finale. Sto cubo mi sa tanto di finale. Vita accesso al cubo della concezione. Dopo. E dove in teoria è conservata tutta la memoria del mondo. Ok. Mi sa che prevedo boss fight grossa qua. Che sole. Finale cubico per un gioco rotondo. Direi due volte rotondo. Quanto le natiche della signorina. Andiamo avanti. Che pareva, nemici. Vabbè. Questi due da soli sono fattibili. Tornate, ecco, arriva adesso la simpatia con Piccolo. Devo riprenderci la mano che da poco non lo tocco. Ok. Faccio come mi capisce al volo. Eh sì. Dopo tutto, come dire di no. Allora, aspetta. Bomba logica contro di loro. Non male. Sono volati tutti, me compreso. Aia, telecamera. Vuoi collaborare con me? Aspetta. Ah, giusto, io potrei fare quella cosa contro i loro. Altri nemici? Mangiamo quello. Ok. Pazienza, è fuori uno. Continuano ad arrivare. Come se non ci fossero domani. No, ho sbagliato, merda. Ok. Ok, ci siamo. Boom, ok, andato. Quanti sono? Merda, ho dato quello. Carneficina! Dobbiamo battere prima lui. Ho un'idea sul come fare. Così. E poi andiamo sul terra. Come? Perché non l'ha fatto? Poco male. E furia. Ok, fuori uno. La fine, finalmente! Affrontami! Permesso. Ok. Non mi ammazzate cortesemente, grazie. Ah, vero, quelli sono i buoni nostri passati. Quanto meno lui lo sto. Bomba. Boom. Vedi qua.
qua. Tutti morti, perfetto. Bella mossa. Procediamo. Ci siamo? Mi sa che ci siamo. Ok. Papà, indovina chi torna a casa. La figlia. Come? Siamo entrati nel cubo. Che buco di cubo. Ah, simpatico. Intanto ho sbloccato la cement torre fiammeggiante, addirittura. Cose grosse qua ci sono. Ora devo affrontare mio padre. Ma il mio passato è ancora pieno di lacune. Ombre sulla tela della mia vita. E quanto filosofico. Un tempo ero Nilin, un errorista temuta e odiata. Capace di modellare i vostri ricordi a mio piacimento. Un tempo ero la figlia adorata dei Cartier Wells. A loro volta adorati da una società da essi creata. Ombre e luce. Sta a me riparare i danni. Correggere gli errori della mia famiglia. Fai troppe segmentali, mentre rischiamo di essere consumati dal caos. Episodio 8, merda, siamo al finale. È ora che mio padre assaggi il veleno di cui il mondo intero si ciba. Quanto. Edge mi guida. Sono pronta. Quanto è tonica la signorina. Momenti di gloria. Anche se non si chiama gloria. Cubo della concezione. Ok. Mezzanotte 52. Sì, comunque il finale, ragazzi. Ultimo episodio. Mi sa che lo finiamo stasera. Il Dai, cubo della concezione. Al centro di questa depravazione. Questa volta ce la facciamo. Niente ripensamenti. Raccontami di mio padre, Edge. Non c'è molto da dire. Charles Cartier-Wells si è isolato per anni continuando a sognare il suo futuro ideale. È qui che H3O è stato concepito. H3O? Il server centrale di Memorize. Il Come posto dove tutte le memorie sono immagazzinate. Solo tuo padre può accedervi. Sta a te ora. Convincilo a lasciarti entrare. Ci penso io. Ok, quindi deve convincere suo padre. Si è aggiornato, vede Charles Cartier-Wells. Quindi c'è veramente questo tizio ancora in tanto. Andiamo. Situazione epica finita, spero bene, normale. Ok. Aggiornamenti di abbellimento. Cos'è? Ensen Nilin. Nilin è lei, quindi. Quello che mi piace è che è scritto come la directory del PC, quindi come se fosse un hard disk la signorina. Potevano mancare le scene di Assassin's Creed. A proposito di Assassin's Creed, vi comunico ufficialmente che il prossimo gioco che sostituirà questo, Cinesina mia, lasciami lavorare. Dai papà, vieni a giocare con noi. D'accordo. Sarà proprio Assassin's Creed Revelation, che dobbiamo finirlo in live. L'ho iniziato tanto tempo fa in live, lo devo finire oggi. No, non dico oggi, ma adesso, cioè dopo questo. Che sostituirà appunto Remembermi una volta che l'avremo finito. Quindi... Chi è? Quelle voci? Tuo padre. Ha tenuto per sé molti dei tuoi ricordi d'infanzia. È mostruoso. Genio e disperazione. Sono un cocktail pericoloso. Direi di sì. Direi proprio di sì. Posso andare a sedersi? No. Hop. Hop. Vabbè, qua sembra relativamente facile. Per ora... Scilla, hai patito una sofferenza terribile. Ma voltare le spalle alla tua famiglia. Non sbaglio. Lascia che ti aiuti, amore mio. La mia invenzione può farti dimenticare tutto quello che dentro di te si è infatto. Ok. Giù. Qui. Papà, domani è il mio compleanno. Davvero? Mi domando che cosa possa renderti felice. Jax! Un Jax! Ah, il pupazzetto quello lì del ricordo, però. Madonna, quel Jax. Pure di balle per scoprire che cacchio era. No, ho sbagliato. Devi saltare. Ok. Ci siamo. Aia, un addio-trio ho perso, che cazzo. Solo
pallidi frammenti della mia vita. Senza suoni, senza sapori, spenti, morti. Finirai l'album di famiglia più tardi. Charles è vicino. Non ci sei quasi, sorellina. L'incubo è quasi al termine. Calmo. Sa che adesso fa la cazzata. Deve esserci un errore. Nessun errore. Che figo. Non capisco. Che figo che è lui. Mio padre. Il suo lavoro è la sua vita. E io dovrei convincerlo a distruggerlo. Il suo lavoro è diventato l'unico modo per salvare la vita che amava così tanto. Che vuoi dire? Guardati attorno. Il potere di rimuovere ricordi dolorosi. I suoi ricordi, questi qua. Di dimenticare un incidente. Ma lui non se ne accorge che è là, signorina. Mio Dio. Ha fatto tutto questo per me. E tu sei l'unica persona al mondo in grado di convincerlo a porvi fine. Io posso aggiustare tutto. Aggiustare tutti. Mi serve solo più tempo. È pazzesco. Solo un po' più di tempo. Ora fagli assaggiare la sua stessa medicina. Non mi dire che a doppio finale posso decidere io? Non credo, però. No, mi sa che lo devo fare. Vediamo, prova a non fare niente, ma mi sa che è un'altra scelta. No, non succede niente. E allora facciamolo. Remix. Dobbiamo modificare i ricordi di questo tizio, del padre. Ok, questa è una delle scene, cioè una delle parti più complicate del gioco. La modifica dei ricordi. Ricordo di Charles, 23 anni fa, 30 anni e 3 mesi. Giù di lì. Bombe. Papà, la mamma tornerà a casa presto. Prestissimo, principessina mia. La mamma non vuole più bene a Jax, da quando è stato cattivo. Non ti muovere. Ora aggiusto tutto. Non puoi aggiustare la gamba di mamma, è troppo tardi. No. Dall'incidente. Proverò il modo di aggiustare anche lei. Ma per ora... devo aiutare la mia bambina. Ioi, ma fa danno. Nilin. Come ti senti? Gli ha cancellato i ricordi, gli ha tolti. Pensi che la mamma odi Jax? No. Perché? Ha fatto qualcosa di male? No. Ale. Non ha fatto nulla. Gli ha cancellato i ricordi. Ora andate a giocare insieme. Papà ha da fare. Ho tolto i ricordi. Ok. Ti voglio bene, papà. Ovviamente lui ha cercato di mantenere integra la famiglia, togliendo i ricordi alla figlia, madonna. Ce l'ho fatta. Sheila, ho trovato un rimedio alla sofferenza. Madonna, non credo proprio. Presto. Il tuo dolore scomparirà. E saremo di nuovo felici. E poi libererò dal dolore il mondo intero. Mi sa che invece semplicemente ha fatto dimenticare qual è il dolore, che è una cosa sbagliatissima a parer mio. Fa sì che Charles uccida Nilin. Merda, ok. E allora, interveniamo sul ricordo, vediamo come facciamo a far cambiare il ricordo. C'è qualcosa che posso... facciamo una cosa, torniamo indietro di assai, cioè all'inizio proprio. Andiamo per gradi, vediamo cosa posso cambiare. Ok. Papà, la mamma tornerà a casa presto. È prestissimo, principessina mia. La mamma non vuole
più bene a Jax. Da quando è stato... Piano piano. Avanti, avanti. Non puoi aggiustare la gamba. Non è troppo tardi. La cosa buona è che comunque la camera non la posso gestire io. Quindi almeno le cose non le perdo di vista. Vediamo se c'è qualcosa qui. Qua, provato. Protettivo di guanto d'attacco. Remix e remix. Che sta facendo così? Che sta succedendo? Perché? Merda, sono tornato dentro di qua. Madonna, che casino. Perché sono tornato dentro un altro ricordo? Ma ci sono appena... L'ho appena fatto l'incidente, l'ho fatto prima. The fuck? Sa che però non posso modificarlo io questo. Scilla, amore, va tutto bene? Saresti dovuto rincasare ore fa. Ah, guarda. Hanno cominciato i lavori sul Meriferic. Ho dovuto prendere una deviazione per New Belleville e c'era traffico. Hai trovato Jax? Jax! Sì, l'ho trovato. L'anno prossimo sarai tu di servizio per il compleanno della piccola. Da quando mi hai visto comprare il regalo è stata insopportabile. Posso averlo ora? Per favore! Ho passato la giornata in laboratorio. Hai avuto tempo di leggere il mio memorandum sulla terapia mnemonica? Ciao, shopping. Ciao, principessina. Fa la brava con la mamma, mi raccomando. Charles, caro, non so se i clienti accetteranno la tua idea. L'immagazzinamento dei ricordi sta facendo anche un argomento commerciale. Ok. Sai fare la verticale? Puoi immaginare le possibilità. Gestione della memoria umana. Mi piacerebbe. Ne parliamo domani, ok? Al momento penso che non sarebbe male se tua figlia potesse dimenticare che è il suo compleanno. Posso portare da mangiare se vuoi. Guarda che ci penso, enigma della famiglia di Pisa. Adesso capisco il perché di questo silenzio. La stessa famiglia. Dovrei metterti in castigo, piccola mia. Ma siete così adorabili insieme. Ok. Tiro un bug mnemonico. D'accordo. Quindi praticamente siamo andati dentro un altro ricordo tipo Inception. E è diventato identico Inception. Un ricordo dentro un ricordo. Va bene, quindi dobbiamo cambiare ancora una volta questo ricordo, questa volta però facendolo al posto suo, di questo tizio qua del padre. Aspetta che ti ho visto, sai? Immaginare. Ho visto che si poteva modificare qualcosa, ma mi sa che è prima quello che devo fare. Visto qualcosa. Vai. Indietro. Vai. Parabrezza, rompiamo. Ok. Abbiamo fatto... Vediamo che succede. Cos'è stato? Mi sa che non basta questo. No, ok. Ci siamo però, è giusto il procedimento. Praticamente dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nel ricordo precedente, che sarebbe quello che stiamo vedendo adesso. Che l'abbiamo fatto tipo 2-3 live fa, mi pare. E ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Solo che questa volta dobbiamo fare in modo che si crei un bug. Quindi che facciamo qualcosa che non era previsto. Peggio di quello che è successo ora. Vediamo qua. Una deviazione per New Belleville. C'era tra. Che l'ho visto qua. Schermo e ci vediamo che succede se l'attivo. Vediamo. Sì, Jax, sei il migliore. Hai trovato Jax? Jax! Sì, l'ho trovato. Forse però l'anno prossimo sarai tu di servizio per il compleanno della piccola. Da quando mi ha visto comprare il regalo è stata insopportabile. Posso averlo ora? Per favore. Ho passato la giornata in laboratorio. Hai avuto tempo di leggere il mio memorandum sulla terapia mnemonica? Caro, non so se i clienti accetteranno la tua idea. L'immagazzinamento... No, non è giusto, perché poi lo fa ripartire e riotteniamo lo stesso punto di prima. Ho capito cosa dobbiamo cambiare. Il caffè, quel coso del caffè. Stramaledetto coso del caffè. Vediamo se lo possiamo fare adesso. Eccolo, eccolo, t'ho visto. Porta i bicchieri, via.
Questo era quello che aveva causato il problema l'altra volta. Me lo ricordo. La cintura di lei. Lo ricordo pure. Prendiamogliela. Ok. Ora dovrebbe bastare, penso. Vediamo. Lei non sa dove appoggiarlo. Giusto. Scilla, amore. Va tutto bene? Saresti dovuta rincasare ore fa. Forse ci hanno cominciato i lavori sul Meriferic. Ho dovuto prendere una deviazione per New Belleville e c'era traffico. Ok, lui fa partire il robottino. Jax! Sì, l'ho trovato. L'anno prossimo sarai tu di servizio per il compleanno della piccola. Da quando mi ha visto comprare il regalo è stata insopportabile. Posso averlo ora? Per favore! Ho passato la giornata in laboratorio. E qua ci siamo. No, avanti. Così. Allora, qua si attiva il robottino. Ah, quindi che sia. Fa la brava con la mano. Aspetta che c'era il parabrezza da modificare che era qua. Qua era. Adesso dovrei esserci riuscito, vediamo. Perfetto. È rotto. Non si muove più. Ti prometto che quando arriviamo a casa te lo aggiusto. Che cosa? Questa è nuova, aspetta, questa cosa non c'era l'altra volta. Già qua doveva partire l'incidente, invece non è partito. Aspetta, vediamo se riesco. Ti prometto che quando arriviamo a casa. Allora, fino a qua è giusto comunque. Fino a qua è giusto perché si vede che è cambiato qualcosa. Riavvia. Vediamo. Jax è rotto per sempre. Hai visto? Il tuo robot si aggiusterà da solo. Guarda che fa danno. Andiamo, aspetta. Presa elettrica, perfetto. Dio un DJ, tutto sbloccato la cena. Dio un DJ. Va bene. Nilin, smettila. È pericoloso. Olè. L'abbiamo fatta. Lei adesso muore, Nilin muore. Parte l'incidente, si chiude il bagno e non so che ci siamo riusciti. Vediamo che succede. A lei gli ho tolto la cintura, esatto. Intanto accimento sbloccato, incredibile verità. Sì, ce l'ho fatta, mi sa. Direi che ce l'abbiamo fatta. Ora voglio vedere come la prende il padre. Che casino. Cazzo di Jax di merda, peluche, bastardo, robot di merda. Comunque. Esatto, la bambina non ce l'ha fatta. Gli dovremmo, in teoria, essere riusciti nell'intento. Eh? Ok, ci siamo. Nilin! Oh mio Dio, che cosa ho fatto? L'ha ammazzato, certo, perché ha creato un bug. Gli ha fatto esplodere praticamente i ricordi, madonna che macello. Nilin! Piccola mia! Bambina mia, perdonami. Non avevo un dono, ero solo una brava allieva.
Tu eri il suo esperimento, Nilin. Finiscilo. Ora. Oh, Edge. Che triste spreco. Fermo. Nilin. Accertare la musica e dice, com'è possibile? Non era morta? Secondo lui. Come? Che trippa mentale, ragazzi, sto finale. Bellissimo come gioco, io lo giocai su PS3. Ciao, Barnett. È veramente bellissimo. La trama mi è piaciuta più di tutto, perché è un casino, ma mano a mano che vai avanti... Il remixo del remixer. Molto abile, davvero. Praticamente è una sorta di devi inception, tutto. Più o meno. Papà, gli esperimenti, gli abusi, le menzogne. Il mondo intero sta morendo per overdose di amnesie e false memorie. Gli orrori che ho dissotterrato. Ha ragione, Ti conviene abbassare un po' il volume del gioco, non perfetto. Ti si sente. Ok, grazie Barnett, lo faccio subito. Scusate un attimo, abbasso il volume e alzo la mia voce. Ora dovrebbe andare un po' meglio, vediamo. Grazie Barnett per la dritta. Purtroppo l'audio non riesco a sentirlo bene, essendo in gioco. Cioè, almeno per vedere come viene posto. No, Charles. Era una pessima idea fin dall'inizio. What the fuck? Hai usato tua figlia come cavia. No, ecco. E anche tua moglie, se ti avessi lasciato fare. Tu non mi hai mai perdonato. Perché sei qui oggi? Tutta la famiglia. Perché ti amavo. E perché sei ancora un genio. C'è la guerra civile là fuori, Charles. Odio, angoscia, sommosse, dolore. Tutto ciò che volevi eradicare. È colpa nostra, Charles. Deve smettere. Ci siamo quasi. Dobbiamo interrompere il flusso di dati alla fonte. Disconnettere H3O. Il sistema di sicurezza è impossibile da penetrare. A meno che... È il momento! A meno che non autorizziamo l'accesso. Insieme. Oi, oi. Voilà! Ecco perché mi hai mandato a remixarli. Solo loro potevano autorizzare l'accesso al server centrale. Giustamente, adesso sono loro che finire il lavoro! Sai che Edge sta impazzendo intanto, Sai che il vero cattivo è lui. Io l'ho sempre detto. Protocollo d'accesso ad H3O. Con valida vocale. In attesa. Memorize. Hominis Evolutio. Ma vada che da. Però che figo. Scilla, Charles, identità confermate. Accesso ai server mnemonici autorizzato. Spoiler, sì, ragazzi, questa live è molto spoiler. Diciamo che, vabbè, era preannunciato, ma comunque considerate che un gioco vecchio me lo sono permesso di fare. Sei migliore e più forte di quanto tuo padre e io non lo siamo mai stati. Sono fiera di te, figlia mia. Tieni, è per te. Non ho più bisogno dei tuoi ricordi. Giustamente glieli restituisce. Però a me il gioco è finito. Sì, quando sì, vabbè. Piccola, venivi spesso. Ho fatto tutto il gioco in live, quindi era sicuramente questi spoiler. Questi ricordi ti aiuteranno a trovare la strada. C'hai ragione, Barnett. Papà. Di niente. Cercherò comunque di fare giochi abbastanza vecchi. Noi ti aspettiamo qui. In modo che non siano troppo spoiler. Chiaramente giochi più moderni o più recenti li farò solamente se voglio presentarli o per farveli vedere come sono, ovviamente non per farveli scoprire completamente. H3O sarà disconnesso. Ce l'hai fatta, sorellina. Avrai ottenuto in un giorno ciò che gli erroristi non hanno ottenuto in oltre 10 anni. Ma siamo ancora dei fuorilegge. Con i tuoi contatti non mi preoccuperei troppo. Allora finalmente ci incontreremo. Sì, segui la remanescenza che ti ha dato tuo padre e tutto questo avrà fine. Come faccio a disconnettere H3O? Come con qualsiasi altra macchina. Stacchi la spina. Edge! Easy. Edge! Ok. Edge!
Ok, qua Filippo Edge ci ha detto di staccare la spina praticamente per il server di memoria centrale. Ok, ah, eccola. Ok. Niente, niente, è una workstation. Forse è l'ufficio di papà. Sarà lei da piccola. Sbrigati, Jax! A papà non piace quando veniamo qui sotto. Ok. È figo però, una workstation labirinto. Questa mi mancava. Comunque sì, gioco molto bello in generale. Forse un po' macchinoso nei combattimenti, ma non era incentrato su quello il gioco alla fine. Principalmente Jax, non lasciarmi sola. Doveva portarti avanti la storia, non il gameplay in sé alla fine. Ok, che paura. Ora stesse schiacciando. Signorina, non è che può andare un pedino più veloce? Vabbè che comunque effettivamente siamo sul finale, quindi. Qua? Vado qui. Ok. Devo fare lentamente indietro, ok. Non ero una ragazzina molto felice. Jax, era il tuo unico vero amico. Eccoti finalmente. Non mi rispondevi. Era da tanto che non rivivevo i tuoi ricordi. Avevo quasi dimenticato quanto male facessi. Ma come? Rivivevo. Tanto dolore, sorellina. E per così tanto tempo. Così vuoto. Così vero. Vedere che lui, Jax. Inizia a spaventarmi. Va avanti, sorellina. H3O deve sparire. Aspetta. Qua mi sa che c'è il colpo di scena finale, raga. Aspetta. Ve lo dico, mi sa che è un ultra spoiler questo. Perché siamo a finale, giustamente. No? Qua c'è il vero colpo di scena. Mi piace che non ci sono boss fight in questo momento. Cioè, è un finale lineare. Dammi la mano. Faremo tardi. Ok. Ed eccomi di nuovo qui. Dove tutto è cominciato. Già, salve Maria Centrale. È qui che tu mi hai dato vita. Non trovi che sia un'espressione un po' offensiva, fratello? Dipende dai punti di vista. Quando l'hai capito? Poco fa. Edge H3O. Come non arrivarci? È ovvio. Voglio veramente morire, Neil. Non ti ho mentito. Ok. Chi sei? Veramente. Sono Edge. Sono l'entità nata spontaneamente dalla putrida fossa dove tutti hanno relegato i loro ricordi più terribili e dolorosi. Sono H3O. I miei primi ricordi sono le lacrime di una ragazzina. Sono il figlio di Memorize e il suo peggior nemico. Sono il padre dei Leaper ed il loro mietitore d'anime. Mio Dio. Sono il tuo amico. Tu devi uccidermi. E se non volessi farlo? Non hai scelta, sorellina. Ti obbligherò ad affrontarmi. Okay. E se non vincerai, ti distruggerò. Boss fight. Come non detto. Quindi sostanzialmente lui è il server centrale che si è agganciato al robottino per poter fare amicizia con lei. Chiaro. Ho paura. Anch'io ho paura. Vedere c'è veramente la boss fight. Non lo so. È mistica questa cosa. Oioi. Caricamento. Colonna sonora canterina. Ok, sì, confermato. Credo che ci sia una boss fight. E mi sa che lui è il nostro boss. Quindi... Salve, sorellina. È ora di rompere il giocattolo preferito di tuo padre.
Edge. Edge, non voglio battermi con te. Io sono H3O. Edge era solo una parte di me. Un agente, creato, partizionato e inviato a cercarti per portarti qui. Che di tono. E tu? Tu sei un terrorista, decisa a porre fine alla devastazione causata dal Sensen. Io sono H3O. Io sono il Sensen. Io sono il Reaper. Ammazzaci! Ok, quindi... come funziona? Ora distruggi questo cubo mnemonico nero. Così che non posso più ricordare. Ah, ok, ho capito. Per combattere prima questi cazzilli. Era abbastanza forte. Distruggi questo cubo mnemonico nero. Non voglio più ricordare. E basta andare addosso a qualcosina. Devo fare questo. Vediamo. Ora distruggi questo cubo mnemonico nero. Capito, un attimo. Così che non posso più ricordare. Non me lo ripetere 6 volte, ho capito. Ok, non è col DOS che con la bomba. Distruggi. Fare con la bomba no. Prendiamo la bomba, vediamo. Non me la fa attivare. Questo? Niente. Prendiamo con la furia. Sì, con la furia. A posto. Sai che la prossima da fare. Puoi immaginare il momento in cui ho preso coscienza e ho capito che cos'ero. Una combo che faccia il tempo. Down. Particolarmente le musiche. Una nuova forma di vita nata dai peggiori. Non me lo fa fare. No. Prendiamo questa. Non ho successo. Andiamo con DOS. Andiamo. Sono alla deriva, inondato da rifiuti mnemonici. Ah qua, ok, devo distruggere quell'altro cubo, non l'ho visto. Ok. Vabbè. Ho capito. Ogni giorno. Dov'è? Ti rotto l'eccedenza nella memoria. Furia. Però non sto scendendo la vita di H3. Sta. Massimo, faccio così. Eravamo amici. Okay. Che botta. Ok. Fuori una barra, quindi ho capito, bisogna andare a 3 fasi. Ne abbiamo fatta. Senza facile. Seconda. Cuba è là. Vuoi che distrutto oppure mi attacco? Come... come funziona questa? Stavi. Hai superato ogni mia previsione. Ok.
Tuo padre non ha progettato il server H3O per farlo diventare ciò che sono. Aspetta, mica. Oh, quello lì. Esatto. Ma la tentazione di poter creare una felicità su misura era troppa. No, che palle. Cool down di nuovo. Dai che ci siamo. Ed eccomi qui. Un figlio indesiderato cresciuto a sensi di colpa, di perdita, paura e rimorso. Ora dai, please. A posto. Guarda. Buttiamo. Seconda fase fatta, l'ultima. Ok. Ma qua è dove c'è stato l'incidente. I ricordi stanno esplodendo praticamente. Ok, adesso ci dobbiamo curare, però quindi dobbiamo fare la combo. Allora, facciamo. In teoria potrei modificare questa. Facciamo una cosa. Due. Andiamo qui. Uno. Due. E qua ci mettiamo le altre due. Uno. E due. Così dobbiamo fare YX, YX, X. Ok. Merda, ci sta morendo, non va bene. No, posso... Cazzo. La distopia, creata dalla scintilla dell'innocente errore commesso da una ragazzina. Non è ironico? Olè. Come? Non mancava? Come? Ok, allora questo. A questo punto... Senso di colpa, il disperato bisogno di cambiare il mondo, tutti incapsulati nelle conseguenze di un incidente d'auto. Molto intrepativo comunque quel piano. Poco morale, hanno poco di morale. Allora, che devo fare? Faccio colpire quello lì. Tua madre si è ricostruita senza mai dimenticare un solo secondo. Aspetta. Posso fare la ruggine a nessuno? Bomba. No. Però se non posso puntarlo... Proviamo a fare questo. Ma tu... Tu le hai fatto credere che quell'incidente era colpa sua. Non mi fa fare nulla. Niente. Cosa dovrei fare?
anche della tua mammina, Scylla Cartier-Wells, piccola bambina cattiva. Non è che c'è un altro cubo da buttare giù e non me ne sto accorgendo? Certo, non sapevi che era tua madre quando l'hai remixata. Sia loro. È una buona conquista. Non è complicato, eh? Morire, ti faccio morire. Ok. Colpo di grazia in arrivo. Mi sa che ci saranno da fare di quick time. Forse sto sbagliando qualcosa. Perché c'era una quick time. Mi dispiace, Ed. Non è stata colpa tua, sorellina. Finiscimi. Ora. Il dolore si sta sciogliendo. Ed io con esso. Tra pochi istanti restituirò tutti i miei ricordi ai legittimi proprietari. Addio, Nilin. Ci ricordiamo presto. Cement sbloccato, overload finale. Yep. Oh.
Un amico una volta ha detto: la memoria di un singolo uomo è una fortezza più complessa della più vasta delle città. Ma abbiamo inventato una chiave per la fortezza. Non ci sono più segreti. Il mio amico si chiamava Edge. Nato dagli eccessi del Sensen, è stato il primo a capire che eravamo tutti alla deriva. Edge è morto per ricordarci che alcune porte sono lì per non essere mai aperte. E che la sofferenza, come i ricordi dolorosi, fa parte della vita. Mi chiamo Neil in Cartier Wells. Sono cacciatrice di ricordi. Posso sapere tutto di voi. Posso farvi credere qualsiasi cosa. Questo è il mio dono. Il mio lascito. Per la prima volta nella mia vita mi ricordo esattamente chi sono. È bello. Per finale. Fuori della mia fortezza ho una famiglia da cui tornare e un mondo da affrontare. Un mondo malato da sanare. Questo mi ha insegnato il mio amico prima di scomparire. Non lo dimenticherò mai. Ok. Memoria di Jacques Mucchielli, 2011. Signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito Remember Me. In largo anticipo, pensavo durasse di più il finale, cioè la parte finale che mi rimaneva. Che dire, gioco veramente veramente molto affascinante, molto sottovalutato da tutti, non tanto perché hanno parlato male di questo gioco, ma perché non ne hanno parlato proprio. Cioè ragazzi, quello che avete visto oggi, cioè in queste live, alla fine sostanzialmente non è altro che un prologo di Detroit Become Human. Gioco che per chi ha la PS4 consiglio assolutamente, perché è bellissimo. E dire, gioco che consiglio a tutti quelli che comunque lo vogliono rivivere a fondo, perché chi ha seguito queste live magari se l'è spoilerato tutto e vabbè, praticamente si è spoilerato il 90% del gioco, perché alla fine questo gioco era principalmente narrativa, seguito da un poco di gameplay tra combattimenti, qualche enigma e qualcos'altro. Però devo dire, giocone che meritava molto di più rispetto a quanto non è stato detto dalla critica, perché ne è stato parlato veramente poco, è andato veramente in sordina. Questo gioco è del 2011, può essere? Siamo lì comunque con gli anni. Si parla di un gioco di parecchio tempo fa. Si parla comunque di più di 2-3 anni fa, considerata la grafica, diciamo anche 4 anni fa. Però lasciando stare appunto la grafica, che alla fine, come dovrebbe essere per ogni gioco, dovrebbe essere una cosa marginale, per il resto il gioco merita tantissimo. E se gli devo dare un voto, come un voto finale personale, gli direi un bel 4 su 5, cioè 4 stelline su 5, per il semplice fatto che l'unica cosa che forse mancava è che era troppo scomoda la telecamera, a livello proprio tecnico stiamo parlando, un po' macchinosi appunto i combattimenti, come ho detto già in altre occasioni, e diciamo che parte del gioco era anche l'applicarsi un po', come visto che visto quante volte c'è Assassin's Creed, almeno tutta la saga Assassin's Creed. E c'è da dire che questo gioco ai tempi era pubblicato, cioè è uscito quando già era uscito anche Assassin's Creed, quindi diciamo che forse cercava di fare concorrenza a loro in un modo o nell'altro. Poteva avere un buon potenziale ai tempi, lo ha tutt'oggi, quindi insomma, bel gioco devo dire. Quindi niente, allora a questo punto direi, siccome abbiamo finito presto, adesso giocheremo un pochettino a Dota, giusto per spagare, per completare la live, ma direi che anche questa saga è finita. Il prossimo gioco che porterò sostituto a questo sarà Assassin's Creed Revelation, un gioco che ho cercato di finire tanto tanto tempo fa, ma non è stato possibile perché ai tempi la live non veniva facile streamarla, proprio perché ho problemi di connessione. Ora è più fattibile, lo riproporrò insomma da dove, non dico da zero perché è un po' una noia, ma da dove sono arrivato, che non è tanto tanto lontano, perché sono ancora parecchio all'inizio. Niente, vediamo se c'è qualche altra scena dopo di ricordo, ma immagino no. E vediamo, si può skippare, io provo a premere qualche tastino prima che salta qualcosa.
Uff. Devo dire, comunque, bel gioco da portare in live. Forse, ripeto, si poteva vivere appieno solo giocandolo da soli, però ho voluto far presentare a tutti quanti. Come diceva appunto Barnett prima, l'ho spoilerato praticamente quasi tutto in live, però... No, l'ho spoilerato praticamente tutto in live, tutto quanto abbiamo fatto, quindi... Chi ha seguito la saga lo sa, chi ha seguito tutte le live. Eventualmente ne approfitto ora per dirvelo, mentre aspettiamo il fisco dei titoli di coda. Chi è interessato a recuperare qualche live passata, magari qualcosina che si è perso per strada per chi non è potuto vedersele tutte, trova tutte le live ripubblicate, magari senza l'anteprima iniziale che è inutile da aggiungere al video, e sul mio canale di YouTube, che trovate in descrizione sul mio canale Twitch. Comunque, vabbè, se trovate il mio stesso nickname, Cypherludica, su YouTube, troverete ovviamente il mio canale. Niente, a che punto siamo? Io premo A. Niente. Io ho paura a premere i tasti, perché se salta poi la videata finale. Peccato che non è uscito un secondo gioco di Remember Me, quindi devo intuire che era autoconclusivo. Sto vedendo intanto che ci sono un sacco di italiani che ci hanno giocato nonostante il gioco è francese. Dovrebbe. È ambientato in Francia, però non vuol dire. Va bene. Devo skippare in qualche modo. Ups. No, mi sa che comunque non c'era altro. 80% addirittura non l'ho neanche finita. Vabbè, comunque sono gli extra, non vorrei tutti i collezionabili che mi mancavano sicuramente. Vediamo un attimo se per errore non ho saltato un finale segreto. Ora ve lo dico subito. Non dovrei. Non dovrei averlo saltato, perché comunque il gioco finiva. Un attimo. A parte che sto vedendo su internet che hanno fatto anche il film di Remember Me, può essere. No, sembra che non ci siano altre cose. Sto vedendo un attimo su YouTube se c'è qualche cosa.